iniziamo questo incontro. Ecco, prendete posto tutti. Presidente della provincia, adesso sta arrivando anche il presidente Luciano D'Alfonso e tutti gli altri invitati. Alberto Balducci, Gianluca Fusilli. Bene, credo che sia ora di iniziare, anche perché fortunatamente il caldo si sta un po' diminuendo e quindi ci sta aiutando la temperatura. Bene, questo è il primo incontro ufficiale del Partito Democratico di Pescara, il rinnovato Partito Democratico di Pescara, perché un mese fa c'è stato il congresso del partito, abbiamo rinnovato tutte le cariche con l'elezione dell'assemblea, della nuova assemblea. C'è il vice sindaco, dicevo, con il rinnovo delle cariche, la nuova assemblea dell'Unione Comunale, il nuovo segretario nella mia persona, il presidente Gian Morretti, la nuova segreteria che sono tutti giovani, Francesca Cermignani, Davide Patriarca, Agnia Verrigni e lì Roberto, e poi Abrosini, e poi abbiamo anche Antonio. Dov'è Antonio? Non lo vedo. Ecco, quindi abbiamo davvero una bella squadra di giovani, di ragazzi, per rimettere in moto il partito a Pescara dopo un anno e più di un anno come il partito insomma non c'era più. Ma soprattutto, caro Andrea, e vi presento l'ospite d'onore che è Andrea Romano, onorevole, che ci ha raggiunto, lo ringraziamo, su invito personale di Gianluca Fusilli, l'onorevole Gianluca Fusilli, che ci ha aiutato e ha supportato questa iniziativa, questa prima iniziativa del Partito Democratico di Pescara, e altre iniziative faremo al più presto su altri argomenti importantissimi. E quindi dicevo all'onorevole Andrea Romano, abbiamo rimesso in moto il partito a Pescara da circa un mese, sulla linea e sull'obiettivo che anche il Partito Nazionale finalmente si sta dando, che è quello appunto, finalmente, dopo l'esperienza un po' deludente del partito leggero che c'è stato nel passato, sul partito pesante, sul partito radicato nei territori, il partito vicino alle persone, vicino alla gente, col tesseramento, insomma un partito che conta. E soprattutto noi intendiamo ridare forza ai circoli, e questo lo vogliamo fare dando ai circoli la possibilità di confrontarsi, di discutere, di condividere le decisioni e soprattutto anche di deciderle le cose, perché gli iscritti, i simpatizzanti del Partito Democratico vogliono avere anche la possibilità di decidere, di intervenire su tutte le questioni, sia a livello locale evidentemente che poi a livello nazionale. Noi partiamo dal livello locale. Guardate, oggi siamo in un posto molto identitario della nostra città, caro Andrea, che è il porto di Pescara. Questa è la Madonnina che tutti conoscono, il porto di Pescara che purtroppo ha avuto una evoluzione davvero tragica, nel senso che è stata chiusa per tanto tempo, che la nostra vera speranza anche da un punto di vista economico per la nostra città, sia da un punto di vista della marineria che dei rapporti e collegamenti commerciali con la Croazia e quant'altro. Questo porto adesso deve essere necessariamente rilanciato, dobbiamo sicuramente porre in essere tutte quelle azioni che ci diano la possibilità di rilanciare l'economia del porto di Pescara, e questo deve intervenire su questo anche il livello evidentemente nazionale. Dicevo, poniamo tutta una serie di questioni a livello locale che interessano soprattutto i cittadini, quelli che sono venuti qua, ma li andiamo a collocare in una cornice nazionale. Il titolo della nostra iniziativa è quella delle riforme nazionali che possono cambiare il nostro paese. Sapete tutti che ci sono delle iniziative, delle riforme già messe in atto ed altre stanno, diciamo,
in corso d'opera, a cominciare dal Jobs Act, che ha avuto tutte le polemiche, la discussione, ma anche tutti i lati positivi. Su questo noi siamo pronti a discutere sia degli aspetti positivi che quelli negativi. Io sono stato il primo a criticare alcuni aspetti, ma per il resto sappiamo che il nostro paese aveva bisogno davvero di riforme importanti. In un anno sono state fatte le riforme che non sono state fatte da 20 anni, da 30 anni, quella della scuola, con tutte le critiche possibili, ma ci sono sicuramente anche lati positivi: l'alternanza scuola-lavoro, l'immissione di 100.000 precari, ma poi ci sono anche dei lati discutibili, per carità. E poi dopo quella importantissima, sembrerebbe di secondo piano, ma credo che sia fondamentale, le riforme costituzionali e soprattutto quella della legge elettorale. La legge elettorale è stata fatta, cioè avevamo un sistema elettorale che era una cosa chiamata Porcellum, quindi capiamo tutti quale poteva essere il livello di considerazione da parte di tutti. Oggi è stata fatta un'altra legge che si chiama Italicum, che prevede 100 nominati ancora, perché sono stati 100 i collegi, e poi ce lo dirà anche Andrea e tutti gli altri, ma poi ci sono anche le preferenze. Su questo dobbiamo discutere, dobbiamo vedere se era il caso, perché quando è stato pensato avevamo il vento davvero in poppa fortemente, oggi forse un po' di meno, ma tutto questo va sicuramente collocato in una riconsiderazione di quella che deve essere il ruolo del Partito Democratico nel nostro paese, nella nostra città in particolare, ma soprattutto nel nostro paese. Ci sono state delle critiche, ci sono state anche, come dire, dei campanelli d'allarme con le ultime elezioni, con le varie elezioni che si sono avute a livello amministrativo. Ci sono dei campanelli d'allarme che ci hanno detto: guardate che forse dobbiamo su alcune cose cambiare rotta, forse dobbiamo cercare di approfondire ancora meglio alcuni aspetti. È vero che le riforme vanno fatte, perché per fare riforme ci vuole il coraggio, e il coraggio questo governo, questo segretario e questa maggioranza le ha avute, però non è sufficiente, c'è bisogno anche di ascoltare tutte le critiche che ci sono, c'è bisogno sicuramente di poter raddrizzare anche, come dire, il tiro. Forse in questo modo riusciremo ancora di più ad intercettare quelle che sono le esigenze e le problematiche dei cittadini e delle comunità locali, perché poi noi parliamo a livello nazionale del paese, ma poi dopo la realtà, le persone in carne ed ossa sono queste, le persone che abbiamo nei paesi, nelle città, nelle varie comunità. È lì che dobbiamo andare a individuare quali sono le problematiche vere, le problematiche su quella che è il prelievo fiscale, che sappiamo tutti dove ci troviamo. Sono tante le persone che dietro all'invito che ho fatto questa mattina mi rispondevano e mi dicevano: abbassateci le tasse. Mi sembra una cosa assolutamente condivisibile, e credo che ci sono state già delle iniziative da parte del Presidente del Consiglio su questo tema. Adesso vedremo come andranno a svilupparsi. Io sono molto contento di questo di questa prima iniziativa che abbiamo fatto insieme al mio amico Gianluca Fusilli, che l'ha voluto fortemente, che ha invitato Andrea Romano, e tante altre ne faremo successivamente, perché vogliamo la partecipazione, vogliamo i momenti in cui le persone possono confrontarsi e dibattere. Non è più pensabile che noi chiamiamo le persone e le persone arrivano solo a battere le mani. Le persone vogliono parlare, vogliono confrontarsi e vogliono condividere, possibilmente nelle istituzioni dove questo è possibile, anche decidere sulle cose da fare. Io mi fermo adesso qui, perché sono tante le persone che devono prendere la parola. Adesso voglio dare la parola per alcuni saluti e poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, che sono appunto Andrea Romano, l'onorevole che ci è venuto a trovare, poi dopo Graziano Di Costanzo della CNA, il professore Di Plinio, il capogruppo Marco Presutti e il presidente dell'assemblea cittadina, che è Gian Morretti. Do la parola innanzitutto al il presidente della provincia, poi dopo il vice sindaco, perché mi pare che il sindaco aveva un impegno particolare, mi ha appena detto, l'ho visto 5 minuti fa. Ecco, può venire il vice sindaco in nome del sindaco di Pescara, dell'amministrazione comunale, poi dopo il presidente del consiglio Balducci, poi c'è Luciano D'Alfonso in giro, che avete già intravisto tutti, e poi a seguire Gianluca Fusilli e tutti gli altri
Vittoria Di Cecco, non so se c'è, sta arrivando, e poi insomma, benissimo. Tempi europei, 2 secondi? 30 credo che bastino per ringraziare innanzitutto questa bella platea, che come diciamo spesso non è scontata, dato il tempo, data l'ora, data anche, come dire, i tempi particolari che viviamo in questo momento. Per questo vi dico grazie, grazie a voi per essere qui presenti, ma grazie soprattutto a chi ha voluto questa iniziativa. È un'iniziativa che si risvolge su una piazza e non è semplice portare le persone nella piazza, anche perché in questo momento sembra che insomma qualche populismo particolare vieti o quantomeno crea nei confronti dei partiti tradizionali una sorta di riserva ad offrirsi all'opinione pubblica, al dibattito, al confronto. Noi siamo contenti di questo momento, di questo confronto che avviene questa sera, soprattutto per la partecipazione così ricca che ha voluto sia i due deputati, i nostri locali, sia Gianluca Fusilli che la Vittoria Di Cecco, e credo che da parte loro ci aspettiamo anche qualche risposta in più rispetto a quelle tante iniziative che in questo momento il Parlamento ha preso, sia pure di fronte a una contestazione abbastanza sentita, abbastanza rumorosa, ma che comunque, come diceva il segretario cittadino del PD Moreno Di Pierantonio, questa maggioranza e soprattutto il Presidente del Consiglio, il segretario del partito, hanno avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di iniziative forti, particolarmente delicate, che hanno anche suscitato critiche aspre, ma credo che poi alla fine tutto tornerà, come dire, nella funzione più ottimale che tutti ci aspettiamo. Per questo grazie come vice sindaco, perché il sindaco è impegnato in questo momento in altre questioni, e quindi non è che mi ha delegato, è il segretario che mi ha cooptato per un breve essenziale saluto, e poi soprattutto per ascoltare chi ha voluto soprattutto questa iniziativa, e poi Andrea Romano per le conclusioni finali. Grazie per la vostra partecipazione e buona serata a tutti. Grazie Enzo, adesso è appena arrivato anche l'onorevole Di Cecco Vittoria, che poi dopo gli daremo la parola. E Antonio Di Marco, per un saluto, il presidente della provincia. Sempre tempi europei, velocemente. Intanto grazie Moreno, buonasera a tutti. Ma è straordinario questo incontro, Moreno, che consente di parlare di riforme in un luogo che simbolicamente rappresenta la riforma del territorio di, non solo della città di Pescara, ma rappresenta un po' la modifica di un luogo che ha consentito anche un pensiero nuovo alla provincia di Pescara, perché il Ponte del Mare rappresenta un po' questo. Detto ciò, io credo che di riforme il professor Di Plinio principalmente sa insegnare a tanti, soprattutto oltre la nostra regione, perché visto che noi lo audiamo ogni volta di cui ne abbiamo bisogno e ce ne nutriamo per fare sì che le riforme stesse che si fanno in Abruzzo siano contemplate in modo corretto. Credo che però in questo momento ci sia anche la necessità, vista anche l'intensità con la quale gli italiani chiedono di fare riforme, che siano riforme a volte anche pronte a essere altrettanto riformate, perché abbiamo avuto modo di apprezzare le riforme fatte dal governo Renzi, e questo non è una critica che io faccio, ma rappresentando in questo momento la riforma voluta dal governo, visto che sono presidente con l'elezione di secondo livello, mi rendo conto e ci rendiamo conto con i sindaci che sono tra l'altro presenti che poi fino in fondo non sia stata una riforma adeguata rispetto alle esigenze che i territori hanno. E parliamo delle funzioni fondamentali, chiaramente parliamo di scuole e viabilità, non abbiamo per esempio le risorse per intervenire. Quindi io quello che chiedo ai parlamentari, e Vittoria e Gianluca in particolare sanno quanto stiamo facendo per invertire in qualche modo la tendenza, ma non la tendenza politica, la tendenza soprattutto della riforma stessa, che vada più incontro a queste necessità. E di poche ore fa l'ulteriore emendamento presentato, fatto dal sottosegretario al MEF del governo Renzi, che dice
con esattezza che gli esuberi delle province siano a carico delle regioni. Poco fa ho incontrato il presidente della regione al quale gli ho detto questa cosa e mi ha detto: con questa iniziativa la regione fallisce. Quindi ci sono veramente delle condizioni che noi come Partito Democratico dovremmo avere il coraggio e la capacità di capire prima ancora di votare in Parlamento, ancorché le riforme sono attese da tutti. Quindi dobbiamo essere un po' attenti su questo, perché se le province per esempio chiudono le scuole, chiudono le strade, non credo che i nostri cittadini siano soddisfatti di quello che decidiamo. Buon lavoro e continuiamo con questo dibattito. Grazie Moreno. Grazie Antonio, presidente della provincia. Adesso passiamo la parola, saluto Vittoria D'Incecchio che è appena arrivata, al consigliere regionale Balducci, poi dopo Vittoria D'Incecchio e poi Gianluca Fusilli, in attesa che arrivi anche Luciano D'Alfonso che era in giro, adesso non lo vedo. Vai, vai. Allora, grazie per tutti coloro appunto che sono intervenuti questa sera. Questa serata, ad un anno della mia elezione a consigliere regionale, è un'occasione importante per rivolgere un sentito grazie a tutta la cittadinanza pescarese che ha voluto esprimere il proprio consenso elettorale verso la mia persona, permettendomi di essere il primo degli eletti sulla città di Pescara. Non sono qui ad elencare, analizzare o a giudicare le riforme del governo Renzi. Lo faranno in maniera autorevole i parlamentari che hanno seguito l'iter legislativo e tutti coloro che interverranno successivamente. Voglio fare invece velocemente due riflessioni. La prima: come sempre succede, gli effetti delle riforme, chiunque esse le abbia fatte, hanno tempi lunghi. Non è possibile, come spesso i cittadini vorrebbero, che fatta una riforma già dal giorno dopo, a distanza di qualche mese, si può intravedere il risultato. Da quello che mi consta, la via intrapresa con le riforme del governo Renzi a distanza di un anno è quella giusta, visti gli effetti benefici che gli stessi stanno producendo sull'occupazione e sull'economia. La seconda riflessione, in maniera anche un po' provocatoria, oggi mi sento di chiedervi in maniera secca: oggi chi ha la guida del paese se non Renzi? C'è un'alternativa? Chi si contrappone a Renzi? Pezzi della politica usurata, gente da destra a sinistra che da 40 anni sta al governo, gente che avrebbe potuto fare e che non ha fatto. E se ha fatto, ecco come ci troviamo. E sono proprio loro che si permettono di criticare. Gente di sinistra che nel tempo, anche quando ha avuto il potere, ha fatto inciuci con il centrodestra non per riportare un risultato per la collettività, ma per ottenere posti di prestigio per la propria persona. Ma anche lì, sbagliando i propri calcoli, si sono ritrovati derisi e buggerati da Berlusconi. Mi sto riferendo a situazioni avvenute qualche anno fa e non anni luce. Per me gli anziani della politica, anziani tra virgolette, cioè coloro che hanno avuto mille occasioni per guidare la nazione, dovrebbero non mettersi da parte, ma aiutare i giovani affinché non commettano errori. Voglio anche precisare che per me i giovani non sono quelli anagraficamente giovani, ma quelli che hanno idee innovative, che guardano al futuro, per i cittadini che hanno passione e non quelli che cercano di fare politica come si faceva un tempo. Purtroppo ogni tanto si incappa in qualche giovane di età che giovane non è, perché invece di essere liberi pensatori, di rispettare e di far rispettare norme e regolamenti, si fanno fare prigionieri di vecchie logiche di potere, ma così facendo non si va da nessuna parte. Anche in regione il presidente D'Alfonso, tra mille difficoltà, sta cercando di riannodare i fili che permetterebbe alla regione stessa di lavorare non più ad intermittenza, ma ad esprimersi più velocemente. Purtroppo la macchina regionale è una macchina elefantiaca dove molti vanno con il freno a mano tirato. Anche in questo caso mi sono posto una domanda che gira a voi: questi frenatori lo fanno apposta o il ritmo di lavoro a cui molti sono stati abituati fino ad oggi? Per questo appena detto, il Consiglio regionale ha approvato una riforma del progetto di legge numero 5 del 2014 che prevede tra le varie cose l'istituzione del direttore generale. Tutto ciò per rendere più efficiente ed efficace la macchina amministrativa di vertice della regione Abruzzo.
Concludo con questa ultima riflessione. L'Italia è da un bivio cruciale. O compie un balzo in avanti, un colpo d'ala che ne rilanci crescita e sviluppo, o rischia di soccombere di fronte ai suoi principali competitori. Ognuno di noi, nel ruolo che ricopre, si rende disponibile a fare la propria parte per costruire un paese forte ed una nuova politica. Non so se è l'ultima, ma di sicuro è una delle poche occasioni che ci rimangono. Grazie. Grazie Alberto Balducci. In scaletta adesso, secondo la scaletta che avevamo, adesso ci dovrebbe essere Luciano D'Alfonso, che vedo, eccolo qua. Luciano, no, sei in scaletta oggi, mo tocca a te. Vabbè, allora facciamo parlare qualcun altro, poi intervieni. E Vittoria Di Cecco, onorevole Vittoria Di Cecco. Grazie Moreno, grazie a tutti voi che siete qui numerosi, grazie agli illustri relatori, grazie ad Andrea Romano che ha accettato di venire nella nostra città, grazie a Gianluca Fusilli che fortemente ha voluto questo evento e vedo che ne siamo tanti, probabilmente proprio perché stasera si parla di fatti concreti. Fatti concreti, le riforme. Il governo Renzi ha voluto accettare questa sfida del rinnovamento, aprendo proprio la stagione delle riforme con l'unico obiettivo di modificare la parte politica istituzionale e costituzionale italiana. E ha voluto porre al centro di queste riforme degli argomenti importantissimi che sono il lavoro, sono la scuola, la legge elettorale, le riforme costituzionali e la riforma del terzo settore. Sono riforme importanti perché l'Italia deve ripartire. E infatti queste riforme già hanno cominciato a dare dei risultati, già hanno fatto capire dai dati Istat che ci troviamo a buon punto, perché ci sono stati 185.000 nuove assunzioni e l'industria è ripartita. Quindi andiamo bene. Io sono contenta, noi stiamo lavorando molto con grande sacrificio, ma siamo contenti di poterlo fare. E il nostro presidente, il presidente Renzi, proprio qualche giorno fa, quando ha voluto raccontare il lavoro svolto fino ad oggi, ha sollecitato perché continuassimo e facessimo in tempi brevi. In tempi brevi per stimolare la competitività, per favorire l'innovazione, per garantire un'istruzione di alta qualità e per modernizzare la pubblica amministrazione. Noi siamo concentrati su questi temi e su questi temi vogliamo lavorare. Il nostro presidente della provincia ha ragione, ci sono grossi problemi per la nostra città, per le province, le riforme hanno degli aggiustamenti da fare, Andrea, e ci dobbiamo lavorare. Gli enti locali si trovano in grosse difficoltà. Io e Gianluca stiamo lavorando col sottosegretario Baretta, sollecitando la sottosegretaria De Micheli, i ministri, cerchiamo di darci da fare, però non è facile riuscire a far approvare dei provvedimenti che poi andrebbero a provocare altri problemi, quindi dobbiamo lavorarci tutti insieme, cercare di fare dei provvedimenti che vadano incontro agli enti locali, alle regioni e per tutta l'Italia. Io non mi voglio dilungare troppo perché a noi potete raggiungerci sempre e invece i relatori che abbiamo qua li abbiamo questa sera, quindi è importante che loro possano dire quello che vogliono. L'importante è che continuiamo con queste riforme e ognuno nel nostro ruolo possa sostenere questo governo in modo che l'Italia possa ripartire e la democrazia si possa dare un nuovo slancio alla democrazia. Grazie.
Grazie Vittoria. La parola a Gianluca Fuselli. Buonasera a tutti, mi sa che l'abbiamo fatta un po' troppo lunga, insomma, perché era tanto l'entusiasmo di ricominciare che forse io allora cerco di essere sintetico. Intanto sono molto contento di partecipare a questa bella occasione di incontro, approfondimento, riflessione che il Partito di Pescara ha voluto organizzare, al quale modestamente tutti insieme, con Alberto, con Vittoria, con Enzo, con Antonio, abbiamo dato un contributo. E sono anche molto contento che, al di là, come dire, del difetto di organizzazione rispetto alla concomitanza con la festa patronale, magari anche della scelta della location, poi ci ha dato una mano, come dire, il Padre Eterno, perché il clima è assolutamente, come dire, più agevole rispetto a quello di questo pomeriggio e ho molto timore per il caldo. Ma sono molto contento della vostra partecipazione, perché questo è il fatto vero, al netto dell'amicizia personale di chi vi ha invitato, della stima che nutrite per chi vi ha invitato, questa è la testimonianza che in questo territorio moreno, in questa città, in questa comunità è ancora viva una passione per il confronto, per la partecipazione, e questa è la garanzia perché ogni iniziativa di impegno politico, Andrea, anche quella del Partito Democratico, possa avere l'ambizione del successo e l'ambizione di rappresentare realmente le esigenze, le aspettative, le ambizioni di sviluppo, le ambizioni di miglioramento della vita quotidiana di una collettività. E anche il tema che abbiamo scelto questa sera, cari amici e cari amiche di Pescara, non è un tema casuale. Le riforme che possono cambiare l'Italia. Moreno lo ha detto, questa è un'iniziativa di ripartenza, perché per troppo tempo il Partito Democratico in questa città negli ultimi 18 e 24 mesi, al di là del tempo dopato della campagna elettorale, ha maturato un po' il tema della pigrizia, del sonno, ha smesso di fare approfondimento. Noi invece vogliamo ripartire insieme, ricostruire una strada, perché siamo consapevoli che certo è vera la responsabilità di governo e quando si ha l'onore di incontrare il voto dei cittadini bisogna esercitarla bene, ma se manca la comunità politica, quella che crea la condizione per la quale ciò che si fa viene anche raccontato bene, ciò che si fa sia adatto alle esigenze della comunità, allora ogni progetto non può avere successo. Siamo anche consapevoli, amici ed amiche, che questo è un tempo nuovo nella vita democratica di questo Paese. Un tempo in cui da un lato c'è la sfiducia dei rappresentanti nei confronti dei rappresentati, dall'altro c'è la crisi economica che aggredisce le famiglie e gli individui. Nel fondamento stesso della nostra società democratica, che poi è la famiglia, è la prima volta che capita che i padri hanno il timore che il futuro dei figli sia peggiore del loro presente, è la prima volta nella Repubblica. E poi è il tempo in cui la pubblica amministrazione ha risorse limitate, non si può fare tutto, non si può fare tutto subito, e allora quando capita un'occasione bisogna cercare di risolverla, di coglierla, di utilizzarla affinché diventi vantaggio competitivo nel tempo della competizione tra territori. E la risposta, amici ed amiche, prima di lasciare il tempo al dibattito, per quel che ci riguarda, per la nostra storia personale, per la nostra cultura di provenienza, per l'entusiasmo con il quale abbiamo partecipato alla costruzione di questo progetto politico, di questo sogno che si chiama Partito Democratico e che in conclusione dirò è la speranza, Andrea, anche per il Paese, io credo che la risposta rispetto a questa condizione non è meno politica, ma più politica di qualità. A condizione però che la politica non sia autoreferenziale, a condizione che la politica non esaurisca tutto nell'immediato l'efficacia della sua azione, che abbia la capacità di interpretare il presente per immaginare e costruire un futuro migliore, che non consideri il consenso elettorale l'unico fine del suo dire e del suo fare. Una politica in grado di assumere impegni e di mantenerli anche in un tempo dato. Ed allora la risposta che noi vogliamo dare con questa iniziativa rispetto alla vicenda complessa del governo nazionale e del governo del territorio non è meno partito, ma è più partito. E per questo un grande grazie
ad Andrea Romano, che ha accettato di essere qui con noi dandoci una visione laica, anche non territoriale, di quello che sta accadendo a livello nazionale. E non è scontato. Io, meno degnamente di lui, condivido con lui la responsabilità di fare il parlamentare e ogni giorno ci confrontiamo su quanto può essere utile, quanto può essere decisivo il coinvolgimento della nostra comunità politica. Un grande grazie a Graziano Di Costanzo, direttore generale della CNA, perché tanto fa per questo territorio in tema non solo di analisi, ma anche di idee di sviluppo, le metti a disposizione della classe dirigente politica. E poi a Giampiero Di Plinio, che mette a disposizione non la sua appartenenza, perché è evidente che nel suo ruolo, anche se può avere simpatia per la nostra idea e per la nostra iniziativa politica, lo fa da tecnico, ma anche da lui avremo, come dire, un input per comprendere se ciò che abbiamo fatto è utile innanzitutto alla democrazia. A Marco e Lello i ringraziamenti non toccano, perché fanno parte di una squadra che vuole costruire un nuovo partito democratico, costruito non sull'io, ma costruito sul noi. Era questa la sfida quando ci siamo messi insieme. Una grande comunità che non avesse l'idea migliore nel momento giusto, ma che fosse in grado di interpretare realmente la complessità del quotidiano e che tutti insieme condividesse con passione, coraggio ed entusiasmo la sfida di cambiare questo paese. Perché questo paese, se cambia, è indispensabile sia per la costruzione di un sistema nuovo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. E io credo che questo è indispensabile. La nostra sfida è ricostruire un partito che torni a parlare alla sua gente e con la sua gente, che torni a essere espressione delle esigenze che i nostri militanti, di quelli che ci hanno votato e che ci voteranno in futuro, hanno come, come dire, espressione della loro vita quotidiana. E questo è possibile solo se se riparte anche nella città di Pescara, Moreno, la circolarità che ha fatto del progetto di Renzi il progetto nuovo e che tanto consenso ha incontrato. Se faremo questo, Moreno, e questo dibattito è solo il primo di una serie di iniziative di coinvolgimento, io credo che faremo un servizio al paese e costruiremo un futuro migliore per Pescara e per l'Abruzzo. Grazie. Grazie a Gianluca. Adesso possiamo iniziare il dibattito. Luciano è sempre qui nei dintorni, ha detto che interverrà dopo, ma volevo fare, prima di iniziare il dibattito, una piccolissima riflessione sulle ultime parole che diceva Gianluca, perché tanto ci è costato, tanta è stata la fatica per rimettere insieme il Partito Democratico di Pescara. Vedete, c'era qualcuno che diceva: ma tanto non serve, ma tanto che ci facciamo col partito, tanto abbiamo vinto tutto. E invece no. E invece noi eravamo consapevoli che in un momento in cui abbiamo vinto su tutti i livelli c'era forse la più grande distanza tra le istituzioni e i cittadini, come tutti sapete. E allora evidentemente c'è bisogno sempre di più di partito, più di prima. È per questo che ci siamo rimessi in campo, abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza, tutta la nostra energia e soprattutto tutta la nostra passione, come sempre, per dare delle risposte alla città e soprattutto ai cittadini. Bene, detto questo, adesso iniziamo il dibattito con Giamoretti, che farà delle domande ai nostri ospiti. Inizierà il dibattito su queste grandi riforme che, ripeto, sono tutte condivisibili, ma con tante critiche che ognuno di noi ha sempre fatto. E io voglio ribadire che il diritto alle critiche non può essere assolutamente negato. Le critiche sicuramente aiuteranno a fare meglio sia il governo Renzi, sia l'amministrazione regionale, sia l'amministrazione di Pescara. Le critiche sono positive, le critiche aiutano a fare meglio. Vai Giamoretti, grazie. C'è il gelato, vero? Sì, io me lo stesso. Vai. Prova. Benissimo, buonasera a tutti, aggiungo anche il mio brevissimo grazie a tutti voi per essere qui presenti. Quando abbiamo pensato di impostare questa riunione, abbiamo creduto di dare un contributo significativo
non solo a delineare un rapporto tra i cittadini e le riforme che sono appena varate o in corso di varo ed applicazione, ma anche di delineare un modo nuovo, si diceva prima, di partecipare alla vita politica degli iscritti e degli elettori del Partito Democratico. Il Partito Democratico deve un po' sottolineare la sua D, perché democrazia è partecipazione, e allora noi dobbiamo elevare, qualificare questo livello. In sostanza, domando a me stesso e a tutti: sulle riforme che sono state varate, quanti di noi hanno potuto esprimere pareri, linee, contributi, aspettative, sensibilità? Pochissimo. Allora, noi vogliamo che per il futuro ci sia questa straordinaria occasione per tutti, perché siamo convinti che partecipare è di grande soddisfazione, anche quando la mia tesi non prevale. Io credo che ascoltare le tesi che non condivido mi arricchisca, questo è essere del Partito Democratico, e così cercheremo di fare. Bene, vi presento i nostri interventori. Abbiamo prima di tutto Giampiero Di Plinio, professore dell'Università d'Annunzio, lo ringraziamo per essere qui, e ci parlerà di riforma costituzionale e riforma elettorale. Abbiamo poi Marco Presutti, professore e nostro amico di sempre, che ci parlerà della riforma della scuola. Poi Graziano Di Costanzo, del settore portante per la nostra economia dell'artigianato, che ci parlerà di riforma del lavoro e promozione di impresa. E poi, lasciatemelo dire con un entusiasmo particolare, le conclusioni che sono affidate all'onorevole Romano, di cui veramente apprezziamo la disponibilità e la sua presenza tra di noi. Io credo di dover dire solo questo, che ogni riforma è un processo difficile. La riforma è uno strumento, non va confusa col fine. Però lo strumento rischia di essere importante quanto il fine. Se lo strumento è inadeguato, il fine è difficile da raggiungere. E allora la riforma spesso determina uno scontento iniziale, determina uno sconcerto iniziale, anche da parte dei beneficiari. Ma i presupposti che noi riteniamo debbano essere alla base sono alcune intuizioni di fondo e anche soggetti capaci di dare corpo a queste idee e proiezione verso il futuro alla proposta. Politici coraggiosi e carismatici. Io faccio degli esempi così che mi stanno a cuore, ma di diverso livello, assolutamente di diverso livello. Per esempio, l'Europa è in una fase, in un processo di straordinarie prospettive, ma è da tempo ferma. Bene, chi è che ha il coraggio di proporre adeguatamente la Costituzione degli Stati Uniti d'Europa? Ci vorranno noi, De Gasperi, Schumann? Sicuramente sarebbero importanti, ma noi dobbiamo spingere in quel senso. E cose piccole che ci riguardano tutti i giorni. Riforma della mobilità, che non significa riforma dei trasporti, ma mobilità, infrastrutture, logistica, tutto un insieme. Quando si parte? All'inizio, se io a una persona gli faccio risparmiare un quarto d'ora per ogni viaggio da casa al lavoro, gli faccio risparmiare un'ora, anche se al giorno, anche se allunga di qualche chilometro il percorso, dovrebbe essere contento. All'inizio no. Allora io dico: partiamo a inizio del mandato, facciamo queste esperienze. E poi, per esempio, riforme importanti, le province hanno delle funzioni imprescindibili, lo diceva Luigi Di Marco. Abbiamo fatto un avvio, caro onorevole, francamente sconcertante, perché le funzioni e il personale non sono stati distribuiti, le risorse sono state abbastanza fortemente, drasticamente tagliate, e le funzioni, dico solo le scuole superiori e le strade, continuano ad essere una domanda di servizi interessantissima. E allora forza,
forza con un PD aperto alla partecipazione, che dia la possibilità a tutti di esprimere e di formulare e di offrire il proprio contributo in una prospettiva di rinnovamento e di cambiamento. Grazie, e la parola a Giampiero Di Plin. Mi devi fare una domanda? Iniziamo con qualche domanda. Per esempio sulla riforma elettorale, siamo in una fase di grandissima sfiducia. I cittadini sono lontani dalla politica, non c'è uno straccio di mass media, giornale, televisione o altro che dica: avete tantissima sfiducia. Ma vi rendete conto che la politica, per negativo che sia il livello raggiunto, è in ogni epoca storica, lo dicono i sociologi, i politologi, l'immagine della società che la esprime? E questo non solo il regime democratico, perfino i regimi di dittatura. E allora dobbiamo trovare un modo per sollecitare un altro principio. La domanda è: come facciamo a fare una riforma che valorizzi la capacità, la governabilità, quindi i premi di maggioranza e anche l'eliminazione dell'iperproliferazione di partitini, una persona, un partito e così via? Cioè, sono prospettive che in altri paesi sono maturati, noi dobbiamo camminare in quelle direzioni. E adesso ti chiedo, contribuisci a darci un quadro sul quale sia possibile fare riflessioni e migliorare la nostra posizione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti di avermi invitato. Chiedo scusa al professor Di Plinio, mi ricordava e c'aveva ragione. Poi dopo sono previste anche una o due domande da parte del pubblico, e soprattutto in particolare mi ha chiesto il rappresentante della marineria che voleva fare una domanda, che mi sembra giusto. Vai. Grazie. Scusami. Allora, io ho 10 minuti, quindi vi dico subito in un guscio di noce la parte che ritengo più importante. Questi sono congegni delicatissimi, tutti collegati come bombe a orologeria. La Costituzione non è un pezzo di carta, ma è un'incastellatura sociale, politica, economica, di lobby, di potenze, di poteri indescrivibili. Quindi metterci mano significa che un corso sui sistemi elettorali a me mi dura 7-8 settimane. Io ho 10 minuti, vi dico subito, anche perché la domanda che mi è stata fatta è più che corretta rispetto a quello che volevo dirvi: a che deve servire un sistema elettorale? Cioè, come facciamo a giudicare se un sistema elettorale è buono o cattivo? Sulla base di che? Ognuno di quelli che creano i sistemi elettorali, loro, si fanno i sistemi elettorali più vicini ai propri interessi. Nel 1812 Elbridge Gerry, governatore della Massachusetts, disegnò lo stato del Massachusetts in modo tale che i collegi elettorali facessero risultare il suo partito vincente. Da allora nacque la parola gerrymandering, che è stata anche assegnata al decreto che il governo il decreto legislativo, credo sia all'esame della Camera, della Commissione della Camera, con cui si disegnano le legislature. Ora, da questo punto di vista, la politica ha sempre fallito, perché nel 1953 la DC si è fatta una legge per avere la maggioranza assoluta senza nessun problema. Aveva già nel 1948 preso la maggioranza assoluta con la proporzionale, con la legge truffa, dice: adesso ci azzuppiamo il pane. Benissimo, non scattò il premio di maggioranza, perché la DC non riuscì a farcela. La destra nel 2005 si è fatta il porcellum, e guarda un po', nel 2006 ha vinto la sinistra. La sinistra, ricordo insieme a tanti colleghi, Barbera, Guzzetta, lanciammo all'epoca un referendum che purtroppo andò deserto, che avrebbe trasformato il porcellum in qualcosa di simile all'italicum. Benissimo, tutta la sinistra si mosse per questo, eravamo tutti, come dire, professori più o meno dell'area di sinistra, e
l'idea non passò come referendum, ma l'idea venne raccolta da Veltroni, ve lo ricordate, il quale si presentò come lista e non come coalizione. Perché? Ma perché si era visto proprio nel Prodi, che aveva vinto le elezioni, si era visto quanto era debole un governo con una frammentazione politica elevata. Quindi è un valore costituzionale la mancanza di frammentazione politica, cioè è un po' tutto il contrario di quello che sembra il disegnino della democrazia, come dire, tutta aggiustata, tutti rappresentati, la proporzionale pura. Bene, è un sistema fallimentare totale per una serie di motivi. Adesso vi dico il principale: studi scientifici seri che risalgono ai lavori di Tabellini e Pearson del 2003 hanno dimostrato che i sistemi a bassa frammentazione, quindi il sistema maggioritario, mettiamola così, rispetto ai sistemi proporzionali hanno più efficienza economica, hanno minore spesa pubblica, hanno minore disavanzo, hanno minore debito pubblico, hanno minore corruzione, hanno una maggiore efficienza della produttività del lavoro. Proprio in termini tecnici, in un momento come questo, con una costituzione economica come quella che abbiamo, voi ditemi qual è il sistema elettorale da scegliere fra il proporzionale o il maggioritario. Non c'è dubbio che abbiamo bisogno fisico di un maggioritario. Ci sono anche altre ragioni. Una ragione è risaltata: la politica è importante perché la politica è l'espressione della democrazia. Ora, ci sono molti modi di avere espressione di democrazia in uno Stato costituzionale di diritto. Uno di questi è il referendum, la democrazia diretta, che chissà perché è stato ostacolato da tutti e soprattutto dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritagliato il referendum. Quindi la democrazia rappresentativa, esprimendo un governo, esprimendo una decisione, e l'Italicum, purtroppo non ho tempo di spiegarlo, ma se mi fate domande specifiche ne parliamo, bene o male ci arriva. Io preferirei l'uninominale all'inglese, è il sistema più pulito per arrivare a un decisionismo economicamente valido. Ma c'è un'altra ragione per cui è importante che il governo e la maggioranza parlamentare esista veramente e sia forte. Perché intorno a noi è pieno di poteri forti. Io vi dico una cosa pesante, la devo dire, perché si deve aprire il dibattito anche su questo. Ma è pensabile che 15 persone, per quanto sagge, ci dicono quali tasse dobbiamo mettere e quali non dobbiamo mettere? Ci dicano queste persone che la Robin Hood tax ai petrolieri non si può fare? Ci dicano queste persone come noi dobbiamo organizzare la redistribuzione sociale dei redditi? Ma che deve fare la democrazia? Dopo le 4-5 sentenze che ha fatto adesso la Corte Costituzionale, io ho scritto, sto scrivendo diversi lavori, tra cui uno in cui prego la Corte Costituzionale di scrivere lei le leggi finanziarie e non buttare su un Parlamento accerchiato da questi sistemi. Quindi secondo me scoppia nei prossimi mesi questa problematica del rapporto fra politica e magistratura. È chiaro che è intoccabile, è chiaro che è importante, è chiaro che la funzione della magistratura non si tocca, ma ci devono essere delle aree, la legge elettorale, la finanza pubblica, la redistribuzione dei redditi. Ma pensate, se volessimo pensare a un modello redistributivo come democrazia, lo approviamo in Parlamento a maggioranza assoluta, ci facciamo anche una legge costituzionale, il giorno appresso quindi 15 persone decidono anche con una legge costituzionale, perché stranamente in questo paese, a differenza che in tutti gli altri paesi europei e civili, come l'America per esempio, la Corte Costituzionale può dichiarare incostituzionali anche le leggi costituzionali. Di fronte a un Parlamento debole, la Corte Costituzionale si allarga. Quindi è molto importante una legge elettorale che dia governabilità, come l'hai chiamata tu, ma che dia soprattutto autorevolezza, accountability, come si dice, e soprattutto responsabilità a chi governa
e a chi fa le leggi. Poi c'è l'Europa. Come si fa a negoziare con l'Europa, con un governicchio? Come possiamo pensare di impastare negoziazioni con governi di larghe intese che ti dicono X o che ti dicono Y? La legge Italicum, secondo me, non è ottimale rispetto a questo, però va nella direzione. Il punto chiave, lo capite tutti, è stata una buona idea, a quel punto viene criticata da molti, non avete idea di quante ce n'è dietro, è quella del ballottaggio. Ballottaggio, attenzione, non un ballottaggio di coalizioni, ma un ballottaggio di lista. Questa è stata l'idea più intelligente, che consentirà in ogni caso, ed è una soluzione democratica, perché il popolo italiano torna a votare una seconda volta e deciderà quale dei due più bravi meriterà di governare, ma dopo, grazie al cielo, potrà governare. Un'ultima cosa, se ho ancora un minuto, dimmi tu quando... È chiaro che non basta, bisogna appoggiare lo sforzo attuale del governo e del Parlamento in un altro passaggio, altrimenti questa legge è inutile, nella riforma costituzionale e in particolare nella riforma che sposta il regime da bicamerale perfetto a bicamerale imperfetto, cioè il Senato non può più essere elettivo, ma deve essere un Senato di secondo grado, che ha altre funzioni. Senza questa riforma costituzionale la legge elettorale Italicum non scatterà. Io finisco subito. Senza la riforma costituzionale, ripeto, la legge Italicum non scatterà, cioè sarà impossibile governare, e noi non avremo la democrazia, noi avremo il contrario della democrazia, perché non avremo come popolo nessun potere che ci rappresenta direttamente. Allora il Parlamento e il governo sono i depositari dell'articolo 1 della Costituzione, non è l'Unione Europea, non è la Corte Costituzionale, non sono i petrolieri, non è la Confindustria, è il Parlamento ed è il governo. Occorre che siano dotati degli strumenti necessari e della forza necessaria per poter far fronte a queste sfide. Grazie, scusate. Grazie, adesso voglio dare la parola a uno della Marina di Pescara. Siamo alla Marina, è giusto che insomma diamo, anche perché l'abbiamo detto dall'inizio, vogliamo confrontarci e dare, e quindi invito Gabriele a fare la sua esposizione. Grazie Gabriele. Buonasera a tutti, non so le spalle darla a voi o a loro. Puoi anche salire. Ma le spalle lo do a loro, sono politici, lui ci mi guarda in faccia. Allora, di nuovo buonasera, io mi volevo rivolgere a loro, essendo pescatore, quindi dal 1966, cioè 62 anni che stingo in mezzo all'acqua del mare. Io la prima cosa che volevo dire, volevo ringraziare il nostro governatore perché ha fatto tanto per noi. Purtroppo stava seguitando di fare ancora tanto, ma forze politiche esterne, che prima noi quando eravamo nel 2012 per lo sciopero ci stavano vicino, pare che sa che ci volevano incoronare d'oro, ma invece hanno remato contro il nostro governatore che aveva trovato una strada per pulire il fango. Purtroppo il governatore già si aspettava qualcosa di contrario e purtroppo si è dovuto frenare, perché la sua idea di 3-4 anni fa, quando era sindaco, aveva già organizzato per noi una draga fissa che lavorasse anche per Giulianova, per Ortona, quindi le spese si dividevano e a noi ci dava un sollievo tanto. Forse noi pescaresi non ci siamo resi conto che quando abbiamo fatto scavare noi il fiume Pescara, l'abbiamo fatto dragare, il beneficio l'ha avuto più che mai la città di Pescara. Uno dice perché? Gli allagamenti non ci sono stati, quelli l'abbiamo passato noi con barcherotte e tante altre cose che adesso non mi va di dare avanti. Io adesso mi rivolgo, tra virgolette, alla nuova leva, mi rivolgono i nomi, mi sfugge, a voi. Prendiamo provvedimento perché il fiume Pescara è malato, quindi vengono a fare carotaggio, vengono a fare analisi, ma la guarigione dov'è? Io di nuovo faccio appello al nostro governatore di darvi un aiuto, di darvi una mano. I politici qui locali, non c'è più nemmeno la nostra
la Dincecco, che il padre fu una bandiera per noi. Io vi chiedo ancora questo, aiutateci per risolvere il nostro problema, perché adesso succede che c'è il fermo biologico, quindi un mese e mezzo stiamo a terra, i soldi chissà quando li vedremo, ma a parte quello, poi quando ritorniamo in mare noi, il mese di ottobre stiamo di nuovo in secca, cerchiamo di guarirli questo fiume che è il beneficio di Pescara. Grazie. Grazie a te Gabriele, grazie per quello che ci hai detto. Grazie, è certo un intervento di importanza fondamentale. Ed ora passiamo ad un altro tema fondamentale di riforma, la riforma del lavoro, Jobs Act, la delega al governo per decreti attuativi, ma il problema è che esistono degli elementi sicuramente positivi, si è visto anche un incremento dell'occupazione, ma ci sono preoccupazioni per elementi di innovazione che bisogna vedere alla prova. Io credo che però il demansionamento, la riorganizzazione delle aziende, la cassa integrazione solo per cessazione definitiva sono elementi di riduzione di tutele, e anche lo stesso articolo 18 è un elemento che porta preoccupazioni. Bene, che vediamo come prospettiva? Io dico sempre, ho detto all'inizio e ribadisco, che le riforme non sanno un momento che esaurisce tutto il processo, quindi possiamo e dobbiamo vigilare e cercare di produrre un adeguamento costante della riforma alle esigenze e alle domande. Prego Graziano Di Costanzo. Grazie Gian Moretti, grazie al Partito Democratico per questo invito e grazie a voi anche per la pazienza con cui ci ascoltate. Dirò sul Jobs Act, però prima devo fare non una premessa, però 6-7 minuti. Noi siamo un paese strano, un po' particolare, perché veramente difettiamo molto di memoria. Questa riforma del lavoro, insieme a quella della scuola, insieme alla riforma costituzionale, quella di cui adesso ha parlato un minuto fa il professor Di Plinio, sono temi che sono sul tappeto da 15 anni, 20 anni, cioè sono 20 anni che qui facciamo discussioni che poi non hanno approdato a niente, che avevamo un mercato del lavoro ingessato, perché qui, caro Gian Moretti o cari amici che siete qui, il lavoro è sinonimo di impresa, non è che il lavoro lo procura qualcun altro, e possiamo avere occupati nella pubblica amministrazione perché c'è qualcuno che produce ricchezza da qualche altra parte, e se non mettiamo al centro questo, poi i servizi e tutto quello che volete, non è che come nazione facciamo grandi passi avanti. Allora, noi abbiamo costruito in questi anni un sistema che non era amico delle imprese, non era amico di chi voleva costruire momenti di occupazione nuova, occupazione buona, cioè quella stabile, perché poi se l'esplosione dei Coco Pro, dei Coco Co e tutta questa roba qua è stata dettata da un mercato del lavoro ingessato, poco flessibile. Allora, premesso che non esistono norme che sono, come posso dire, risolutrici di tutti i problemi, per quel che mi riguarda, noi abbiamo ritenuto questa riforma del mercato del lavoro che va nella direzione di aiutare sia le imprese ma anche i lavoratori a creare anche una maggiore mobilità. Vedete, io vivo in un mondo, non quello della grande industria, chi è qui che mi conosce, noi la rappresentiamo imprese normalmente che stanno sotto i 15 dipendenti, imprese dove c'è un rapporto diretto tra il datore di lavoro e il lavoratore, non è che io rappresento la Sevel dove Marchionne non lo conosce nessuno o lo vedono in qualche trasmissione televisiva. Quindi quel mondo lì, che però, caro Romano, quelli fino a 9 dipendenti in Abruzzo e in Italia, in questo mondo è occupato il 51% di tutti i dipendenti che stanno nel lavoro in Italia, perché questo è un paese di piccole e di micro imprese, ha bisogno di una flessibilità e di norme che consentano anche al lavoratore, io questo lo dico, ci metto anche un po' di passione, un po' di enfasi, mi scuserete, anche di poter cambiare lavoro, perché c'è anche un altro dramma in questo paese, o nel nostro paese, che se uno perde il lavoro, ora che ne trova un altro, è complicato, perché non c'è questa propensione all'assunzione.
Allora, il Job Act, oggi sono usciti 8 decreti, ne usciranno altri, ha questa funzione: rendere flessibile l'ingresso e l'uscita dal mondo del lavoro. Perché i processi di vita, guardate che i progetti di vita delle persone, io vi do un dato così, perché spesso parliamo, quando parliamo di lavoro, parliamo sempre dei dipendenti. Ogni anno in Abruzzo nascono 9.000 imprese, la metà sono condotte da giovani che hanno meno di 30 anni, cioè ogni giorno 50 persone in questa regione avviano un'attività. Purtroppo la metà cessa nei primi 3 anni di vita, perché poi non c'è un contesto favorevole all'impresa. Però i progetti di vita sono di chi va a lavorare alle dipendenze di qualcuno, di un professionista che apre un'attività in proprio, di un artigiano, un commerciante, cioè di gente che si mette in gioco e ha fatto grande questa nazione. E noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Allora, un contesto di norme, poi dirò solo un'altra cosa e chiudo, un contesto di norme che favorisce questa roba qui, e ragiona anche Gian Morretti di semplificare. Noi abbiamo più di 200 contratti di lavoro, noi abbiamo rimesso al centro gli ammortizzatori sociali, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, perché se ne discute tante volte, ma questa non è roba che stava nell'agenda delle cose che contavano, ripeto, nei rapporti di lavoro. Allora, noi che l'abbiamo, diceva prima Moreno, che noi ne abbiamo discusso molto nella mia organizzazione, di questa come di altre riforme, e riteniamo che sia una buona riforma. Dopodiché, rispetto al titolo, e faccio altre due battute e chiudo, noi le riforme ci servono non solo per cambiare l'Italia, ma per rimettere in cammino l'Italia. Per rimettere in cammino un paese che erano 20 anni che era fermo. Questa, come la buona scuola di cui parlerà lui, dove hanno messo per obbligo l'alternanza scuola-lavoro. Obbligo, perché noi quando facciamo le riforme si dà sempre fastidio a qualcuno, ma si deve partire pure dalla società. Io ho 2 figli che vanno a scuola, non è che la riforma si fa per i professori, si fa anche per quelli che sono gli utenti di quella roba là. Dopodiché Renzi lo ha annunciato, e io credo che sia il prossimo passo fondamentale, quello dell'abbassamento della pressione fiscale. Noi lunedì presenteremo in 3 comuni abruzzesi quello che noi in termini inglese chiamiamo la pressione fiscale complessiva, quello che hanno total tax rate. In Abruzzo per un commerciante, un artigiano, supera il 62%. E questo è un imprenditore, comincia a lavorare per sé da agosto. Fino a agosto lavora per lo Stato, per il Comune, per la Regione. Da agosto comincia a lavorare per sé. Ma noi che competitività di paese vogliamo avere con una pressione fiscale così elevata? Quindi quello che ha detto Renzi, che farà una poderosa opera di abbassamento della pressione fiscale, è uno degli elementi fondamentali per rimettere in cammino l'Italia. Terza cosa e chiudo, la riforma della pubblica amministrazione è stata approvata, altro elemento fondamentale, è stata approvata in Senato, adesso è alla Camera, quindi nelle mani di Andrea Romano, di Fusilli e dell'onorevole D'Incecco. No, io ho letto che era il Senato. No, ma adesso deve tornare però. Quello è un altro elemento fondamentale per lo sviluppo dell'Italia, perché noi dobbiamo cambiare un piccolo paradigma. La pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini e delle imprese, non è che è al servizio di se stessa. Allora, se rimettiamo questo al centro, magari abbiamo qualche pigrone di meno e qualcuno che per merito può avere uno sviluppo, come si dice, una crescita anche professionale maggiore, se no veramente non si capisce. Poi chiudo con una battuta. Domenica ho letto un bell'articolo di Walter Veltroni sulla democrazia, e c'è un passaggio che mi è piaciuto molto, dove lui mette insieme la velocità della società, cioè la necessità della velocità di fare le cose, con la lentezza e la fatica della democrazia. Perché è chiaro che la democrazia, dovendo, il professor Di Plinio è stato fulminante in questo, perché per far funzionare le cose a volte non bisogna, no, bisogna anche cedere qualche pezzo di sovranità della democrazia, e appunto Veltroni, in quel bellissimo articolo che ho letto domenica, metteva insieme queste due cose e diceva però che da queste due cose
deve uscire appunto un'Italia che è in grado di decidere, decidere velocemente, e non può essere che appunto per la macchinosità spesso in cui, che riguarda appunto questa parola bellissima che si chiama democrazia, noi continuiamo a fare discussioni e non facciamo invece riforme concrete come quella di cui vi ho parlato. Grazie. Grazie anche a Di Costanzo e abbiamo l'intervento di Marco Presutti. E noi diciamo che alla pubblica amministrazione avremmo voluto dedicare anche ulteriore attenzione, perché la riforma prevede unificazione di enti e prevede essenzialmente un processo strutturale di cambiamento con l'utilizzo dell'automazione, del web, non c'è più necessità di andare di persona all'ufficio della pubblica amministrazione perché si accede in forma automatizzata. Riforma della scuola è quello di cui si occupa più direttamente Marco. Bene, ci sono alcuni elementi. L'assunzione di 100.000 precari è una risposta adeguata? Secondo, presidi, si parla di un eccessivo potenziamento dei poteri, mi pare però che invece siano previsti elementi di partecipazione, momenti di partecipazione non solo degli insegnanti ma anche dei genitori. Ci sono detraibilità delle spese per la scuola paritaria, che è un disincentivo alla scuola pubblica? Io non credo. Offerta maggiorata di lingue, obbligatorietà dello studio generalizzato, anche se vedo che si preparano per l'autunno lotte sindacali e lotte significative dei docenti, degli studenti, e vorrei che tu ci aiutassi a capire se questi elementi di novità positiva che vediamo riusciranno a compensare anche le difficoltà che l'inizio della riforma porta. Grazie.